E adesso noi andiamo in collegamento, prima abbiamo parlato di turismo, di spiaggia, di costa abruzzese. Do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti e ai suoi ospiti. Oggi siamo a Giulianova e come vedete dal nostro titolo, perché una delle nuove frontiere ovviamente dell'estate 2020 sarà anche un'applicazione per smartphone per accedere ai servizi sulla spiaggia che normalmente a cui si accedeva de visu, ma a questo punto non potrà essere così. Buon pomeriggio Paolo, ovviamente buon pomeriggio ai tuoi ospiti. Grazie Jacopo, ben trovato, un saluto ai nostri telespettatori. Detto bene, siamo a Giulianova, bandiera blu del nostro mare, siamo presso lo stabilimento Costa Verde con i titolari Marco e Andrea Marà. Buongiorno, grazie per averci invitato, accolto per questo collegamento nel corso del nostro telegiornale. Non lo vedete inquadrato, ma c'è anche Alessandro Petrella, che è il creatore di My Good Client, che è questa applicazione di cui parleremo a breve. Allora io vorrei iniziare proprio con Andrea Marà, che è il titolare assieme al papà di questo stabilimento da 35 anni. È partita questa stagione balneare, questa stagione estiva, inutile sottolineare che è una stagione particolare, ma voi vi siete attrezzati con questa app per far sì che i vostri clienti, seduti comodamente sotto l'ombrellone, possano usufruire di tutti i servizi che voi mettete loro a disposizione. Esatto, stiamo partendo in realtà in questi giorni con il menu digitale, che diciamo è la cosa più prioritaria da fare, in modo tale che dal caffè alle singole pietanze possano essere ordinate e soprattutto pagate a distanza. Poi in realtà qui c'è anche Alessandro, che è presente in prima persona per supportarci e diciamo, come si dice, calibrare ogni singola necessità, arrivare in realtà ad un'offerta completa di servizi, oltre che solo quella della ristorazione iniziale, per i clienti del nostro stabilimento. Possiamo dire che la tecnologia mai come questa volta vi darà una grossa mano in questa estate, perché ovviamente bisognerà anche contingentare gli ingressi in spiaggia, vi dovrà essere un maggior controllo. Insomma, poter usufruire di servizi sotto l'ombrellone è sicuramente una grande comodità. Assolutamente, in realtà i servizi in mobilità, arriveremo a questo, arriveremo ai servizi dello chalet, diciamo, arriveremo a dei servizi da poter offrire non solo sotto l'ombrellone, ma partiamo da qui, partiamo da una tecnologia che ovviamente è distante da quello che è il mondo degli stabilimenti balneari, che sono un business molto estremamente semplice, insomma vendiamo sole, ad arrivare a offrire anche altre cose che banalmente può essere oltre al caffè o al pasto anche la vendita l'affitto dello stesso ombrellone o del telo da mare o della crema solare. Ecco, questi possono essere gli esempi, quindi le tecnologie a nostro vantaggio piuttosto che essere uno spauracchio utilizzarla anche per questi motivi qui, ad esempio il contingentamento piuttosto che un'offerta più larga di servizi e prodotti. Allora io vorrei coinvolgere a questo punto proprio Alessandro Petrella, che è il creatore di questa app My Good Client. Vogliamo, Alessandro, spiegare un po' semplicemente ai nostri, a beneficio dei nostri telespettatori, come funziona? Assolutamente sì, io credo che Andrea abbia saputo già cogliere al meglio quello che è uno dei ruoli che l'innovazione tecnologica deve avere, cioè anche a fronte di una necessità trasformarla in opportunità. Noi abbiamo avuto un approccio molto, diciamo, orientato all'utente, per cui abbiamo dato in un'unica piattaforma la possibilità di accedere al menu Costa Verde, che inizialmente prevederà appunto la parte legata alla ristorazione, e poter ordinare su tutti i punti di consegna che la proprietà deciderà di mettere a disposizione, quindi sotto l'ombrellone ma anche direttamente da sopra lo stabilimento, dall'interno dell'area ristorante, piuttosto che un domani per il take away o addirittura per le consegne volendo anche da casa. Basterà inquadrare un QR code o collegarsi ad un link che potrà essere reso disponibile sui social, via messaggistica, quindi su Facebook o WhatsApp, o direttamente raggiungibile all'ingresso, al momento dell'ingresso dello stabilimento da sotto l'ombrellone, e da lì l'accesso è diretto al menu, quindi basta
scegliere le pietanze divise per sezioni e indicare il punto di delivery preferito. Allora Jacopo, da studio ovviamente immagino ci sia qualche curiosità, qualche domanda, a te la linea. Sì, innanzitutto buon pomeriggio ad entrambi ovviamente. Io volevo chiedere innanzitutto, abbiamo parlato di questa applicazione, io immagino che adesso ci sarà la parte relativa ad informare gli utenti della possibilità di potervi accedere, perché poi una volta in spiaggia è difficile poi avvicinarsi e quant'altro. Ecco, gli utenti dovranno essere già perfettamente informati, quelli che ovviamente si recheranno lì in quel lido, in quello stabilimento, di quelle che sono le opportunità. E altra cosa, all'Atere, un utente che è a casa può già prenotare anche per il giorno dopo magari, o per un lasso di tempo predeterminato, l'ombrellone e quant'altro? Perché questa è una cosa che ha detto prima Andrea, ci sarà, ma quando sarà? Parlo io. Vado sulla prima. Dunque, sulla prima, ovviamente l'approccio vincente sulla base della nostra esperienza, che ormai è più che quinquennale, è come accedere. La risposta è in tutti i punti in cui l'utente può trovare comodo farlo. Quindi dall'ingresso dello stabilimento sotto l'ombrellone, con una comunicazione semplice e mirata che ovviamente sarà rinforzata dall'approccio diretto del titolare. Sulle cose che si possono fare, ad esempio quelle citate, la prenotazione del giorno dopo, è tutto possibile, sarà la proprietà decidere quali priorità dare e quindi giustamente rispondere. Allora, che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo fatto degli incontri preventivi per capire come l'app, o per meglio dire come la società, volesse gestire i dati che va a catturare, che va a, diciamo, a conservare. Ecco, fatto ciò, anche l'incontro di oggi volgeva, diciamo, a questo scopo, fatto ciò abbiamo deciso come condividere con i nostri clienti, come informare le persone, ovviamente anche non clienti, quindi potenziali clienti di questi servizi. Sicuramente l'utilizzo dei social, come ad esempio Facebook, piuttosto che altre app, quali ad esempio WhatsApp, ci permettono di essere più, diciamo, più collegare più persone possibili, diciamo, di arrivare a più clienti possibili, e la cosa che a me è piaciuta di più è la facilità con cui effettivamente ci si può registrare all'app, con la garanzia, diciamo, della gestione dei dati e la possibilità di accedere a questi servizi anche a distanza. Quindi penso che da qui a un massimo ad 10 giorni, 2 settimane si andrà al pieno sviluppo e utilizzo di questo servizio di ordering digitale. Andrea, perdonami, una considerazione, una domanda per chi ovviamente, per chi magari rientra all'interno di un range anagrafico ben determinato, adesso anche oltre con lo sviluppo delle nuove tecnologie non c'è problema. Chiaro. Ma per chi fa un po' più fatica magari con applicazioni, QR code, smartphone, tutte queste cose qua, poi come ci si organizza? Allora, io la prima cosa che ho comunicato sui social ai miei clienti è che non c'è uno stravolgimento del business. Questa è una grande opportunità in più che hanno e che si avrà nel futuro. Il business è un business tradizionale semplice, si viene qui, si prenota, si ordina al tavolo con tutti gli accorgimenti del caso, quindi è un di più che i clienti hanno per poter ordinare, osservare. Infatti la domanda che mi facevo è, a volte il cliente che viene dal ristorante è più invogliato a ordinare perché magari il cameriere piuttosto che il titolare propone, piuttosto che sotto l'ombrellone la proposta non c'è. Cioè ci stiamo lavorando, stiamo sviluppando un ulteriore servizio di ordering che non sarà mai uguale a quello della proposta De Visu, però è sicuramente un'alternativa, oltre che anche una necessità in questo periodo di diciamo post, speriamo post Covid. Quindi, per chiudere, quindi nulla, è una proprio tecnologia che sì, prego, continua. Dimmi.
No, è una tecnologia che ci affianca in un momento di necessità, ma in realtà è un servizio che poi vogliamo sviluppare al meglio negli anni, questa è insomma la partenza, la ripartenza, quindi nulla, sarà sicuramente necessario anche nei prossimi anni, in un futuro, quando ci auguriamo che il Covid sia scomparso, insomma. L'ultimissima da parte mia, è chiaro che oggi non è proprio, lo vediamo meteorologicamente, proprio una giornata da mare, e il Covid in questo caso c'entra davvero relativamente, perché insomma il cielo è molto coperto, ma come immaginate questa stagione particolare? Sì, però in Abruzzo sembra esserci insomma voglia di superare questa cosa e tornare sulla spiaggia, anche voi avete questa sensazione? Assolutamente sì, poi del resto il nostro è stato un investimento, devo riconoscere, quindi una scommessa non tanto sul presente quanto sul futuro, quindi diciamo, cercare di guardare oltre, anche oltre il Covid, partire quest'anno perché è necessario, ma offrire un servizio che possa essere vincente anche negli anni successivi. Vi dico che ovviamente a livello di ristorazione è un anno particolare, si sta partendo molto cauti, si sta partendo con lentezza tra virgolette, ma a livello di spiaggia c'è stato un grande afflusso di clienti, soprattutto nuovi, oltre che alle riconferme degli anni, dei clienti degli anni passati. Probabilmente date dal fatto che le spiagge di Giulianova, le spiagge comunque abruzzese, sono delle spiagge perfette per gestire questo primo anno di transizione, no? Diciamo anche un periodo di emergenza, perché sono molto larghe, insomma noi come potete vedere abbiamo disposto, come anche altri stabilimenti, gli ombrelloni molto larghi tra di loro, sia tra ombrelloni delle stesse file che tra file. E quindi probabilmente l'Abruzzo verrà premiato da questo fattore, quindi molto buona la presenza in spiaggia, però sicuramente non oggi per via del tempo. Ci aspettiamo una buona stagione sulle presenze in spiaggia, speriamo che sia una buona stagione anche dal punto di vista della ristorazione, però insomma, siamo abbastanza ottimisti per quella che era la situazione qualche mese fa.